Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. È appena finita la partita tra Napoli-Torino, terminata con il risultato di 1-0. Niente, godo. 8 vittorie di fila. Il Napoli in questo momento è eguagliato il record dell'ultimo anno di Sarri. 8 vittorie in 8 di campionato. Magari potrebbe portarci bene questa volta rispetto a Sarri, chi lo sa. Prima di parlare nel dettaglio della partita, vorrei scusarmi se non ho portato il post partita contro la Fiorentina, ma due domeniche fa, se non erro, stavo in macchina e secondo te mi mangia turnuto, quindi non l'ho visto, quindi non voglio fare un post partita su un contenuto che effettivamente non ho visto e non voglio parlare di cose che non ho percepito in quel momento, che non ho respirato. Non vorrei dire stronzate, cose che dicono già tutti, o dire cose generali, banali, scontate. Se si ne è un rimbombo, un eco, perché non sto a casa mia e sono in un luogo dove è l'unico dove posso stare per ora, dove nessuno mi verrà a disturbare. E niente, passando a parlare della partita, è stato un ottimo Napoli. Non è stato il Napoli migliore di questo inizio di campionato. Rispetto ad altre partite ha giocato meno bene, ma non tanto ad aver giocato così male. Però è stata la partita forse più sofferta da Napoli. È stata la partita in cui il Napoli ha avuto maggiori difficoltà a segnare. Cioè, queste sono quelle vittorie che ti rendono forte, ti rendono grande squadra, perché tu battere una squadra come il Torino, buona, una buona squadra, sicuramente inferiore ma buona, con una natura ostico che non ti fa giocare, ti blocca, ti pressa, ti riparte in contropiede, è attendista, ti pressa e ti riparte in contropiede, tutti i motivi per renderla ostica questa partita. E il Napoli, la grande squadra, riuscirà a portare a casa i 3 punti. Siamo primi in classifica. Allora, io devo essere onesto. Io non pretendo lo scudetto. Cioè, mi fa piacere che lo vinco, godo. Io esulto se vinco lo scudetto. Però il punto è che se poi spero di vincere lo scudetto e poi no, non vinco più. Cioè, la delusione è doppia. Io non mi esalto. Continuo a esultare se il Napoli vince, ma non mi esalto. Per me mi va bene anche il quarto posto. Per me il Napoli deve andare per gradini. Per me il Napoli deve perseguire obiettivi che sono raggiungibili in base alla qualità della rosa che ha. Se non lo sta facendo Champions League, deve puntare a quell'obiettivo e raggiungerlo al massimo delle proprie potenzialità. Ma se il Napoli ha la rosa da scudetto, perché non puntarci? Ma questo Napoli non è da scudetto, non ce l'ha la rosa. È inutile che ci illudiamo per lo scudetto, o se non ci amo, ben venga. Però è inutile farci aspettative. Se ti fai troppe aspettative e queste non si realizzano, la delusione è doppia. Se tu sali per andare in alto e poi non riesci a salire alla cima, scendi ai piedi della montagna, non scendi di poco, stai più o meno alla metà e torni ad andare in cima, quindi ci riprovi. No. Quindi, fly down. Non dimentichiamoci che il nostro obiettivo è la Champions. Lo scudetto, cioè, è stata un'eventualità adesso, perché nessuno si aspettava un rendimento così pauroso del Napoli. E Spalletti si sta dimostrando sempre di più un grandissimo allenatore. Già l'ha dimostrato da diversi anni, però anche qui a Napoli sta confermando di quanto è bravo. Io vedo una squadra che gira bene, vedo giocatori che seguono le sue indicazioni. Cioè, mi rende una cosa incredibile, ma lui spinge tantissimo. Di Lorenzo sta migliorando in fase difensiva. Insigne e Politano fanno tantissimo sacrificio in fase difensiva. Anguissa sta diventando sempre un perno nel nostro centrocampo. Cioè, Anguissa è stato il colpaccio nel Napoli. Per me non è stato il colpaccio di Giunto, per me è stata una sculata incredibile, perché Giunto, mediocre che è come dirigente, non può mai aver visto così lungo questo giocatore. Cioè, mi sono espresso una merda, mi ripeto. Non ci posso mai credere che Giuntoli abbia scovato da solo, con le proprie capacità oculate, questo talento. Non ci posso mai credere. Però Anguissa, obiettivamente, sta rivelando un grandissimo acquisto. Intelligenza tattica, sbaglia pochi passaggi, fa lanci lunghi incredibili, recupera tutti i palloni, veloce. Mamma mia, che giocatore. Mamma mia. Mamma mia. Rende un signor giocatore in questo momento. Veramente, cioè, non ci sono parole per descrivere le sue qualità. Mi ricorda, non vorrei esagerare con il paragone, ma mi ricorda tantissimo Casemiro.
per la bravura a fare i lanci lunghi a servire gli esterni e per la capacità di recuperare il pallone spezzando le linee offensive avversarie. Poi Fabian Ruiz con Spalletti nettamente migliorato. Io l'ho detto, Spalletti è molto bravo a rivitalizzare i centrocampisti tecnici ma molto discontinui se giocano in avanti, facendoli arretrare, affiancandoli a giocatori più un giocatore difensivo, rende al massimo, rende al meglio. Lo ha dimostrato con Pizarro, che è vicino a De Rossi è cresciuto esponenzialmente. Brozovic è migliorato a vista d'occhio da regista. Sebbene all'inizio avesse Vesino, Spalletti né chissà cavola cambiona, però pure con Biancia la Roma da regista è diventato un gran centrocampista, con De Rossi e Strootman e Nolan vicino, per intenderci, per capire un po' le intuizioni, la bravura di Spalletti a far cambiare il ruolo al giocatore, di adattarlo ma di farlo rendere anche meglio rispetto al suo ruolo originario. Come se Spalletti riuscisse a scoprire effettivamente il ruolo vero del giocatore. È una cosa incredibile, un talento che pochi allenatori hanno. Poi, Osimhen, l'ho detto, il centravanti è sempre un elemento chiave con Spalletti. Cioè, Spalletti riusciva a valorizzare in una maniera incredibile punte, da Vucinic, da Dzeko, da Icardi. Ora sto descrivendo in qualche modo il rendimento del Napoli grazie all'arrivo di Spalletti. Passando a parlare delle prestazioni, nel primo tempo ha giocato bene il Napoli. Il Torino ha fatto giusto un tiro con Brecalo, ma il Napoli ha giocato meglio. Però è stato un Napoli, non dico schiacciato, ma offuscato dall'assetto difensivo del Torino. Nel secondo tempo pure se il Napoli ha tirato di meno, decisamente di meno, il Torino è stato più pericoloso. Con Brecalo che ha fatto un'altra conclusione parata da Ospina. Poi non mi ricordo un'altra occasione nel secondo tempo, non mi sfugge, ma decisamente Brecalo è stato più pericoloso del Torino. Non ci sono stati altri giocatori più pericolosi di lui, poi sono stati Linetti, mi pare che mi sembra che Sanabria gli ha fatto un passaggio e Linetti non è riuscito a tirare. Comunque del Napoli Ospina, che è il mio voto 6,5, dai, ha fatto 2 o 3 parate molto importanti, una su Brecalo nel primo tempo e un'altra sempre su Brecalo nel secondo. Ospina, a differenza di Meret, non solo è bravo tra i pali, ma sa anche guidare la difesa. Ospina è un leader nella costruzione dal basso. Meret è troppo passivo, Meret fa solo il portiere per parare, non riesce a guidare la difesa. Meret, questo diciamo è più una... posso dire, una componente di un calciatore che va pian piano va migliorata nel tempo. Non è una questione se ce l'hai o meno, è una questione che la puoi avere ma col tempo, con l'esperienza. Per quanto riguarda i centrali, Koulibaly e Rahmani impeccabili come al solito. Io infatti l'ho detto diverse volte ai miei amici e anche a conoscenti che Koulibaly sta giocando benissimo. A parte perché è forte, ma non è questo... quello che mi ha sorpreso, perché c'è Rahmani. Ma non che Rahmani fosse chissà quale campione. Rahmani è un buon giocatore, ma non è un campione. Ma perché entrambi stanno giocando bene? Perché sono giocatori complementari. Cioè che uno ha delle qualità, l'altro compagno ha anche gli delle qualità, diverse dal primo, ma che insieme, unendosi, formano un pacchetto, un duo perfetto, efficace, di elevato rendimento. Con Malas non è stata la stessa cosa. Con Albiol sì, Koulibaly con un giocatore che sta dietro, che fa il bastone, che fa da ultimo uomo, rende che Koulibaly è un giocatore che deve pressare, deve andare a intercettare subito l'avversario. Koulibaly è un giocatore veloce, di recupero, mentre Rahmani non è quel tipo di giocatore, ma non è lento, Rahmani è un bastone, è un giocatore che deve marcare l'uomo, non è come Koulibaly che deve seguirlo. Marcare e seguire sono due cose diverse da parer mio. Diciamo devono essere intesi in modo diverso, in senso diverso. Per quanto riguarda invece sulle fasce, Mario lui ha giocato bene, ha fatto l'assist per Di Lorenzo che è stato annullato giustamente per fuorigioco. È vero che è fuorigioco millimetrico, in termini soggettivi per me non è fuorigioco
Perché comunque non è che ha avuto chissà quale vantaggio di Lorenzo, cioè non stava proprio, cioè stava di poco davanti alla linea, però in termini oggettivi, sulla base del regolamento, lo è. Questo è il punto, se avesse la possibilità di modificare il regolamento, non fischierei mai un fuorigioco di pochi millimetri, cioè di quando c'è pochissima luce tra il giocatore e l'ultimo difensore. Mentre Di Lorenzo ha giocato anche una buona partita, a parte il gol annullato, ma nel primo tempo l'ho visto abbastanza dirompente sulla fascia. Mentre a centrocampo, boh, ho detto già, questa sa, ha giocato un super partitone. Nel secondo tempo è calato un po'. Non ho visto così decisivo come nel primo. Zielinski un po' in ombra, un po' spento. Secondo me il 4-3 lo penalizza tanto. Zielinski ha fatto bene l'ultima stagione perché giocava trequartista. Il 4-3 non mi piace tanto, lo continuo a dire. È solo Zielinski discontinuo che fa una partita buona su tre. Invece la trequartista veramente spaccava e faceva la differenza. Mentre Fabian Ruiz ha giocato anche una buona partita. Non tanto nell'offensivo, ma un giocatore che quando c'era il pallone subito arrivava. Era un giocatore che aveva un'intelligenza tattica veramente straordinaria. Recuperava i palloni, intercettava i palloni avversari, cioè appena il momento giusto ha andato sul pallone. Come regista si sta intravedendo un certo giocatore. Mentre sulle fasce Insigne non mi è piaciuto, sia Insigne che Politano. Lozano già l'ho visto meglio, non capisco perché Spalletti lo abbia sostituito al 90° per far entrare Juan Jesus. Non lo so, per infortunio non credo, perché Lozano l'ho visto camminare normalmente, non l'ho visto zoppicare oppure uscire con lo staff medico. Non lo so, Spalletti non era convinto del suo rendimento in campo, o magari ha detto una parolaccia di troppo, ma non lo so. Boh, non capisco perché Lozano è stato tolto. Boh, non ho idea. Elmas non ho voluto che ne ha fatto Lucas. Nas non è entrato. Juan Jesus non ho voluto perché ha giocato un minuto, cioè 5-6 minuti ha giocato Juan Jesus. Cazzo ha fatto. Insigne e Politano mi sono piaciuti. Politano non lo so, non è stato decisivo. Non è stata la sua giornata, ecco. Non è stato spesso, come posso dire, impattante offensivamente. Non ha offerto il massimo. Mentre Insigne, ok, il rigore è una merda. Cioè, Insigne per me non deve demoralizzarsi, però ci può stare che Insigne non sta vivendo un bel momento. Secondo me Insigne non è sereno, e lo stanno dicendo tutti gli addetti ai lavori. Insigne secondo me dovrebbe riposare un po', oppure dovrebbe pensare più a risolvere le faccende extra calcistiche e poi concentrarsi a giocare. Perché se continua così, Insigne rischia di bruciare la stagione. E potrebbe essere deleterio per il Napoli, in generale per l'ambiente. Non mi vedo troppo a lungo. Osimhen, superlativo. È vero che il suo gol è stato a culo, cioè, nel senso che quel colpo di testa che ha portato al gol, molto bello, perché Osimhen ha fatto un bello stacco, però è dovuto ad aspetta, non mi viene in mente, ad un rimpallo favorevole. Senza quel rimpallo, Osimhen, col cazzo che stava sul pallone e la prendeva di testa. Dunque. Sono iper contento per il Napoli perché comunque vincere è sempre bello, godere è sempre bello, essere in testa è ancora più bello. Però quello che a me interessa è vincere giovedì. L'Europa League ci tengo tantissimo. Mi ero incazzato tanto, ma tanto dopo la sconfitta con lo Spartak. Concentriamoci nella partita contro il Legia Varsavia, facciamo almeno un gol, quello che ci serve per vincere diciamo se ne scaliamo di punti, ecco. E niente, questo video è durato tanto perché avevo tanto da parlare e ciao.